avete richiesto la modalità di cottura sottovuoto da fare con i nostri robot da cucina Mr. Cuisine Plus e Mr. Cuisine Connect. E in un video precedente, che vi riporto sotto nella descrizione, abbiamo spiegato come utilizzare la macchina sottovuoto della Silvercrest. Adesso vi faccio vedere come poterla usare per creare dei sottovuoti per la cottura. Oggi preparerò delle cosce di pollo marinate da cuocere appunto con il nostro robot. Prima cosa vado a fare il sottovuoto e taglio, come già vi avevo spiegato nel video precedente, un pezzo di busta di rotolo abbastanza lungo da poter comodamente inserire la coscia di pollo. Una volta tagliata la striscia, apro tramite i pulsanti di sblocco la macchina e faccio la prima sigillatura mettendo il bordo qui al centro, abbassando, premendo i tasti e premendo poi il pulsante di sigillatura. Quando il pulsante lampeggia e poi si spegne, la sigillatura è pronta. Ok, quindi apro con i pulsanti di sblocco, prendo il mio sacchetto e vado ad inserire una coscia. Allora, cosa importante? Il bordo deve essere completamente pulito perché altrimenti non avviene la sigillatura. Adesso qui il mio si è un po' sporcato, quindi lo vado a pulire oppure a tagliare se ho del margine, dopodiché procedo a sigillare. Allora, come vedete, ho tagliato la parte che si era sporcata e procedo come avevo fatto in precedenza. Quindi metto qui il mio sacchetto e stavolta vado a premere la funzione sottovuoto. Quando le spie si spengono, lampeggiano e poi si spengono, la sigillatura del nostro sacchetto è terminata. Procedo con l'altra coscia di pollo e poi vado a farvi vedere come si fa la cottura. Adesso vi mostro la cottura sottovuoto. Per prima cosa inseriamo all'interno del boccale il cestello, dopodiché riempiamo il boccale con l'acqua. Deve essere abbastanza, un livello abbastanza alto, circa quindi 2 litri. Chiudiamo il boccale, il tappo, scusate, e andiamo ad impostare 20 minuti velocità 1 a 60 gradi. Trascorso questo tempo, adageremo le nostre cosce di pollo all'interno del cestello e vi mostrerò le successive modalità di cottura. Ecco, il tempo è trascorso, adesso vado ad adagiare le cosce all'interno del mio cestello, facendo in modo che siano tutte e due ben ricoperte dall'acqua. Qui l'acqua non è bollente, quindi potete tranquillamente spingere. Chiudiamo il tappo ed impostiamo sempre velocità 1, 60 gradi per un'ora. E diamo il via. Ecco le cosce di pollo tolte dal sottovuoto, le ho impiattate insieme a delle melanzane che ho cotto con la friggitrice ad aria. E guardate, le cosce di pollo sono morbidissime. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta potete mettere un like al video e iscrivervi al canale Cucina con Messier. In più potete iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e se volete seguirmi sul mio sito www.messierricette.it e buona cottura sottovuoto per tutti.